facciamo col video. Io non ho fatto la selezione delle domande. Io sì. Lo fai io la selezione. Perché ci sono domande che tu non conosci. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui con enfasi non indifferente sul mio canale. E non sul suo perché non ha un canale. Ma Io con ce chi l'ho sia? un Tu hai canale, un canale? certo. Ma chi sei tu? Nessuno. Nessuno? No, lei è mia mamma, signori, quanto sei Ah, bella. bellissima. Oh, è la prima volta che vieni sul canale. Appunto, già sto andando. Vai, si trova bene. Oggi siamo qui, come hai detto dal titolo. Non so se l'hanno detto dal titolo, effettivamente. Io non so mai che titolo metto. Ce la scelgo dopo. A che serve questa roba che stiamo facendo? Alla società nulla. A nulla, A esatto. nulla proprio. Possiamo anche andare, visto No, no, lo che... facciamo. Ormai l'abbiamo detto, quindi lo facciamo perché oggi è un giorno molto speciale. Oggi, giorno in cui voi vedete il video, è 17 agosto, ovvero il tu comunque ti guardi all'orecchio. Il compleanno di questa donna. Quindi tanti auguri, fateglieli nei commenti. Dopo i Noi... 18 non si festeggiano. Però voi gli auguri per educazione fate lo stesso. Grazie. Prego. Prima di partire con le domande, vi ricordo di seguire tutte e due su Instagram. Trattino basso Fede Marchioni, trattino basso per me, questo su di me è il mio profilo, e per lei Varsotti.patrizia. Lo so meglio di te. Ah sì? Lo so meglio di te, è incredibile. Quindi seguite anche mamma Marconi su Instagram e commentate sempre oggi con hashtag auguri da Fede. Siamo quindi qui oggi con un fuck you time. Sai cos'è un fuck you time? Non è una parolaccia. No, non è una parolaccia, cioè sembra per Esatto. l'assonanza English, ma in realtà non lo è perché sarà un video in cui noi risponderemo, o meglio, Alle tu domande. risponderai, anch'io a volte, ad alcune domande che ci hanno fatto. Io ho paura perché ho letto le domande, lei come sapete no. Però la prima è una domanda facile. Vai. Come mai hai scelto il nome Federico? Tra parentesi, bellissimo nome. Oh, raccontiamo questo aneddoto, Quante certo. ore ho? 10, 10 secondi. In realtà il tuo nome non doveva essere Federico, Ma... ma doveva essere E Ludovico. meno male che ha scelto Federico. Non sono stata particolarmente apprezzata in Ci questa mia credo. scelta e quindi ho scelto Federico, ma in realtà la scelta era l'assonanza con il cognome, che per me era assolutamente importante. E poi l'altra cosa importante era, siccome siamo a Roma e notoriamente a Roma i nomi vengono stroncati, scegliere un nome che anche se stroncato non facesse schifo. Federico, tu dici Federico? Chicco, Chicco, Fede al Fede, invece massimo, Ludovico? capito? Ludo. 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 Ma è anche Ludo, vabbè. Dico, anche Dico. Allora, questa domanda è veramente bella. Ma io so già che la risposta sarà sì. Danilo ci chiede: Federico è stato sempre bravo a scuola? No! Assolutamente no. Fino alle elementari sì, dai. Diciamo che non è che tu abbia mai avuto una spiccata voglia di studiare. Diciamo che è stato quello il... Ecco, adesso voglio vedere cosa succederà all'università, se no ti taglio Oh! i Ma tu, ci chiede Instant Scott, o Cost, sei orgogliosa di quello che è riuscito a creare tuo figlio? Certo, Oh, sì, questo... abbastanza. Non è mica, cioè, No. non ha ancora creato. Ha Molto iniziato a seminare una parte che dovrebbe essere dedicata allo studio, seminata male, ora Sì, vediamo diciamo cosa che... raccoglieremo. Per me è importante lo studio. Allora, qui ci sono due domande attaccate. Che secondo me possono anche collegarsi tra di loro. La prima è: litigate spesso? Dipende cosa vuol dire Discutete, litigare. dai. Beh, discutere è Sempre. importante, sempre. E adesso la domanda dopo ce la fa Giulia, ci chiede: avete mai litigato per delle cose inutili? Io dico sempre! Cioè, tutte le volte che litighiamo e discutiamo, per cose veramente. Cioè, voi Lo dovreste essere qui studio non dentro è casa. un Ma argomento tu lasciate perdere lo studio, inutile. perché lei si La giustifica con lo pulizia studio. della casa e la collaborazione in casa non sono argomenti inutili. Cioè, noi La discutiamo per il puntualità nella vita. telecomando. Quella cosa che fa più ridere è questa. Allora, Fede è silenzio. Perché bisogna scattare. Poi la chiamo io, non risponde, cioè non pervenuta. Vedi un oggetto non identificato gira Beh, appunto, dentro, nel momento in cui dice vuol dire che ha recepito la richiesta e deve muoversi. Sì, ma Se tu poi io non mi non rispondi. Che c'è? rispondo. Che c'è? Silenzio. Chi è più pigro? Assolutamente tu. Oh, qual è il ricordo più bello che avete insieme? Vai prima tu. Ne abbiamo È tantissimi. vero, però l'ho presa perché non sapevo che risposta dare, però la domanda è molto bella. Ultimamente quello che mi torna, ma perché ne ho parlato spesso, che mi torna in mente è stata la nostra esperienza sullo zipline. Sullo zipline? Zipline. Sì, ma ricordo che cos'è. Ah, ecco. Però... Lui era terrorizzato, non voleva andare, piangeva.
io che sono sempre stata un po' più temeraria, forse incosciente come mamma, sì, secondo sì, mia madre almeno, io ho detto ma vai, vai, ti divertirai. Hai divertito, sì. Invece io adesso ricordo più bello, proprio singolo che abbiamo insieme, non mi viene, però ti posso dire che quando penso a lei, lei è sempre stata, questo è un complimento che ti sto per fare, prepara i 50 euro dopo, praticamente lei ha sempre messo di buon umore da un punto di vista del sorriso, cioè lei sorride sempre, o ride a seconda dei punti di vista, ad esempio io da piccolo cadevo, mi facevo male e lei mi guardava e rideva, cioè mi perculava mentre io... Certo, bisogna sminuire, no, il problema, cioè l'ho fatto, ti ho sorriso quando hai avuto l'incidente. E infatti l'altra cosa che ti volevo dire, dopo l'incidente salgo, cioè mi portano da solo, e appunto mi mettono sull'elicottero, c'era lei, è arrivata da poco, probabilmente era disperata in quel momento per l'accaduto, però mi ricordo il suo sorriso, probabilmente, quindi va bene, cioè diciamo che il suo sorriso mi guardava, mi metteva di buon umore, non è vero perché mi stavano drogando, no, e poi vabbè, però il sorriso ti dà la carica per reagire, quindi questo è una fonte energetica, questo sì, il morale, ricordatevi, bisogna sempre sorridere, esatto, sorridi alla vita e la vita ti sorriderà sempre, la vita ti risponde, ti risponde. A differenza sua, che quando è chiara tu hai non risponde. Abbiamo parlato di YouTube e Filippo è curioso di sapere una cosa. Cosa ne pensi tu quando mi senti urlare e sclerare su FIFA? Allora, vai, prego, ti non lascio. Mi piace, perché secondo me uno che nella vita vuole diventare un telecronista sportivo deve essere imparziale. Detto questo, non c'è bisogno di urlare. L'enfasi che uno mette in un'operazione, non c'è bisogno di urlarla come fosse ai mercati generali, altrimenti vai e produci reddito, ma puoi anche manifestarla in maniera più professionale. Ma non assolutamente, quello che però... Oltre al fatto che sviglia tutto il vicinato. Qui, no, aspetta, qui non mi trovo d'accordo per un motivo solo, perché un conto, tu mi dici... È fastidioso che mi senti urlare. No, è fastidioso sentirmi urlare, sono d'accordo. Ma non mi piace neanche fatto dai telecronisti in televisione. Il discorso qual è? Se si parla di telecronaca, è evidente che un conto sia farla su YouTube, un conto sia farla a livello più professionale. Tant'è vero che ti ho anche fatto sentire delle telecronache più professionali fatte l'anno scorso di una serie su YouTube, che non a caso su YouTube è andata poco. Vabbè, perché la su YouTube piace più il virale. Mi piace. E io mi stavo giustificando. Torniamo a parlare di nomi. Perché se io fossi nato femmina. Allora, ovviamente a quel punto Ludovica. Probabilmente Ludovica. No, perché devo scegliere il nome di mia figlia. Oppure un nome che mi piaceva molto, mi è sempre piaciuto molto, è Wasila. Che? Che cosa? Tu non mi avresti mai chiamato in quel modo. Ripeti per favore. Wasila. Che cos'è? Africana? Quindi Francesca, che ci ha fatto la domanda, ritieni di fortunata perché lei ti avrebbe chiamato Wasila. Michele invece vuole sapere quanto ti dà fastidio, manco ci leggesse nel pensiero, quanto vado a dormire tardi? Quando? Tantissimo. Ma questo lo dico più per lui che per me, nel senso che adesso metterò una bella parete insonorizzata così non sento. Ma in ogni caso alteri il tuo bioritmo, per cui secondo me, secondo i medici, è fondamentale dormire le ore giuste e dormirle nell'ora giusta. Quindi siccome durante il giorno uno non è che va a giocare biliardo nel bar, ma deve produrre dal punto di vista mentale, ma io proprio per quello, eccetera, io spesso guarda la che sera in realtà bisogna andare a letto ad un'ora decente. Io amo dormire quando, sì, quando faccio tardi è perché, lo sai meglio di me, devo montare video, non è che passo la notte come fanno molti miei coetanei peraltro sul letto sdraiato col telefono, faccio di cioè monto un video, cosa che magari durante il giorno non riesco a fare, poi magari lo preferisco anch'io rispetto a perdere una giornata intera a montare un video, perché è un'operazione che richiede tempo, preferisco farlo di sera. Vabbè, non ti devi giustificare, la domanda è a me, io ho dato la risposta. Vabbè, ma il video stiamo a fare insieme. E qua è il canale mio, adesso non prendiamo troppo, lei ha già preso proprio possesso di tutto, io me ne vado, fai il video da solo, vai, intrattieni, vediamo cosa fai. Vai avanti le domande. 5 secondi. Ah, vado avanti. Vai. Oh. Allora, volevo chiudere con questa domanda qui. Ce la fa Manuele, credo, perché si chiama Manu.Vultaggio e ci chiede: ciao Manuele, com'è il rapporto tra voi due? Ma soprattutto, come lo descrivereste con una parola? È un rapporto complice. Proprio... Sì. Io invece dico Sandra e Raimondo. Mi ricorda niente, no, bisognerebbe delle discussioni no sense. Beh, anche loro erano spesso complici. Appunto, poi. Quindi... Complice. Diciamo che i ruoli di mamma e figlio sono quelli di mamma e figlio, però c'è dialogo
questo è importante, questo è molto importante, per tutti voi ragazzi con i vostri genitori è importante instaurare un dialogo. Bene le discussioni, va bene il cazzeggio, la però famiglia rappresenta, rappresenta una squadra, sì, in ogni confronto, caso, no? Il confronto, e anche se negli spogliatoi si discute, si litiga, eccetera, comunque poi in campo bisogna avere il 100%. Metafora sul calcio, mi è piaciuta, adesso nelle schede comparirà calcio, metafora della vita, okay. Ciao a tutti, grazie per gli auguri, grazie Federico per questo pensiero, e visto che non ci sarà il 17 ha tentato un po' di rimediare a questa sua mancanza, è vero, è vero. E quindi a questo punto, oh che bello quando c'è il rapporto complice, e adesso complice, no, con questa bipolarità mi spaventa. Allora adesso devi chiudere il video come faccio sempre io, quindi prendi, guardi lì proprio con fare, no, enfasi, con fare differente. Mandi un bacio, fai bacione, never give up, e ci vediamo bella regà, così proprio. No, bella regà, bella regà, vabbè, vai. Allora, grazie ragazzi, grazie per gli auguri, never give up. Ma in realtà tu continui a spingere lo schermino, quando in realtà non ti rendi conto che non devi spingere qua, ma qua. Quindi allora, riproviamo, vai. Grazie ragazzi per gli auguri, non ci vedremo mai più. No, sì, qualche volta, fatemi sapere se vi volete mamma sul canale. Grazie ragazzi per gli auguri, un bacio, never give up. We'll be right back.